Salvatore Caturano, nuovo attaccante del Bari, oggi siamo qui, sei qui per fare le prime visite mediche, com'è andata? Ma tutto bene, tutto nella norma, quindi siamo pronti e carichi per iniziare questa nuova avventura. So che sei arrivato qui stamattina direttamente da Napoli, mi dicevano i tuoi amici che sono con te che anche vedere il San Nicola dalla strada è stata un'emozione. Ma sì, assolutamente, sono stato anche pochi giorni fa quando ho firmato il contratto con il Bari, con il presidente Paparesta, e mi ha fatto vedere un po' lo stadio, anche se c'ero già stato in passato con la Nocerina, quindi fa un certo effetto perché giocare in uno stadio così è una piazza così calorosa, per un giocatore secondo me è il massimo. Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione con il Bari? Ma sicuramente fare bene, dare una mano alla squadra, mettermi a disposizione del mister. Poi è normale, il mio mestiere è fare gol, quindi ci proverò continuamente sperando di fare bene e fare tanti gol in questa piazza meravigliosa. C'è un modulo in cui tu ti trovi meglio oppure ti adatti a quasi tutte le soluzioni? No, assolutamente no. Dove chiede il mister di mettermi a disposizione, mi faccio trovare pronto, quindi non è un problema di ruolo, ma mi adatto un po' a tutto, quindi speriamo comunque di fare tutto con la massima serietà e con il massimo impegno. Quanto è stato importante recuperare la continuità in questo anno a Melfi e quanto è stato importante anche diventare capocannoniere della Lega Pro? Ma per me Melfi è stato un rilancio, è stato un anno importante. Non sarei mai venuto a Bari se non avessi fatto un campionato straordinario a Melfi, quindi devo ringraziare molto la società che ha creduto in me e niente, ora tocca a me riconfermarmi anche in una categoria superiore, e quindi ci sono tutte le carte in regola per fare bene, piazza, società seria, una società importante, quindi ora sta a me dimostrare il mio valore. Spero di conquistare i cuori di ogni singolo tifoso del Bari, soprattutto non solo calcisticamente, anche fuori dal campo. Spero comunque di dare un'impronta importante a questa società e a questi tifosi straordinari. Conosci già qualcuno dell'attuale rosa biancorossa? Sì, ho sentito anche Nicola Bellomo, che mi ha fatto l'in bocca al lupo appena sono arrivato qua, e anche a Marco Romizzi, abbiamo fatto le nazionali insieme, quindi è un grande amico mio. Un saluto per i tifosi del Bari. Spero di regalarvi grandi emozioni e niente, già ho il cuore bianco rosso.